approvare a voti di maggioranza una riforma costituzionale quando sai appunto che il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale, inviterebbe tutti alla cautela. Se lei legge oggi le dichiarazioni di Renzi, addirittura si parla di fiducia sulla legge elettorale, cioè, quindi è chiaro che anche il metodo conta, e anche un po' la storia delle primarie in Liguria, della lettura che ne ha dato Renzi, del fatto che prima ancora di aspettare il parere dei garanti lui avesse detto che la partita aveva vinto, va benissimo, però non è che l'importante sempre è vincere, è anche capire come, con quale politica, con quale proposta. Abbiamo un Senato composto da consiglieri regionali di maggioranza, di sindaci eletti dai consiglieri regionali, che è un'altra cosa fantastica, e poi ci sono i senatori a vita temporanei, che durano 7 anni. E tu dici che tu vai dai ministri, vai da Renzi, no, perché tutti questi passaggi li abbiamo provati a fare, dici, ma è proprio necessario, non possiamo cambiare, no, perché se poi torna in Senato non passa più, ho capito, ma se non abbiamo i numeri e siamo partiti dalle larghe intese, perché tutto questo noi abbiamo iniziato a farlo con un nostro costituente che si chiama Silvio Berlusconi. Adesso è passato un po' di moda, come sapete, Nazareno, ma tutto quello che noi stiamo votando nasce lì. Sullo slittamento di 10 ore del Consiglio dei Ministri sul DEF, è solo un problema di numeri come dicono loro o è nel caos come dicono i 5 Stelle? Io ho una filosofia che aspetto il testo, perché di solito cambia, di solito arriva tardi. Non sono le 10 ore, appunto, non cadiamo nella trappola renziana della velocità, che poi appunto si smentisce da sola. Vediamo di capire cosa c'è dentro, se c'è finalmente un'attenzione a chi sta sotto gli 80 euro, cioè a chi non ha reddito, a chi è in difficoltà, questa questione del reddito minimo, io penso che anche in Liguria, nelle nostre regioni, vada apposta che lo Stato finalmente metta a disposizione delle risorse. Questo è un problema. Su G8 sta per partire la commissione d'inchiesta, io spero voi ci sarete. Io ci sarò con grande passione civile e politica. Mi dispiace che ieri si sia votata una norma sulla tortura che non prevede il caso della scuola Diaz, che giochi con gli avverbi e con una formulazione molto complicata. Dispiace a me, dispiace soprattutto a chi ha vissuto come città o anche addirittura direttamente quella vicenda. Oggi tra l'altro c'è un'intervista a Sabella molto particolare, per cui forse finalmente ne sapremo tutti di più di quella vicenda. C'è un progetto politico che è partito dal basso, che non ho ordinato io, come ho spiegato mille volte, ma tanto non serve a nulla perché la polemica prosegue, che è iniziato 2 mesi fa e ne se ne è accorto nessuno, no? Se ne è accorto il Nazionale, se ne è accorto solo quando Pastorino ha dichiarato la sua uscita dal PD, prima non avevano visto nulla. C'è Cofferati, che comunque è una figura storica della sinistra italiana, che è stato banalizzato, ridicolizzato, gli è stato chiesto di dimettersi al Parlamento europeo come unica. Insomma, se si fa così, ti ripeto, è chiaro che io preferisco il PD alla destra, cioè questa è la risposta, è ovvio. Mi dispiace che il PD vada a destra e a volte si renda inconfondibile, inconfondibile era un lapsus. Grazie a me. Grazie a te.